Valeria Vanossi, presidente dell'associazione Il Sole nel Cuore, la memoria di Cosimo Raimondi continua in una borsa di studio. Sì, buonasera. Sì, questa sera siamo qui per ricordare Cosimo Raimondi, che è stato il capo del distaccamento di Legnano. Lui purtroppo è mancato nel 2018 e con lui abbiamo fatto tantissime cose per i ragazzi disabili. Abbiamo sempre collaborato e poi anche lui viceversa, quando aveva bisogno per i suoi ragazzi, come dicevo prima, sinceramente era sempre molto disponibile per la sua squadra e per i suoi ragazzi. Allora abbiamo voluto ricordarlo, purtroppo è arrivata anche poi dopo la pandemia, ci sono state altre situazioni, dovevamo già farla subito, però non ce n'è stato il tempo. Allora adesso è arrivato il momento di poter assegnare questa borsa di studio, che poi assegneremo con la famiglia legnanese, perché abbiamo voluto dargli anche un certo risalto per la persona che era Cosimo. Questa sera era presente la squadra, molto commossa, perché in realtà erano molto legati a me, tant'è che quando scrivevano questa lettera, l'abbiamo fatto leggere prima, non volevano leggerla proprio per la commozione e il pensiero che avevano del loro capo reparto esperto, perché era capo reparto esperto. Grazie Valeria, grazie, sempre presenti sul territorio. Grazie a voi, grazie.